Buona risposta da parte dei giovani cuorniatesi che hanno animato nel pomeriggio di sabato 28 maggio l'iniziativa denominata Giornata del Gioco Libero all'Aperto, istituita dall'assessorato alla famiglia della Regione Piemonte e alla quale hanno aderito diversi comuni, tra i quali anche quello Alto Canavesano. Un sole molto caldo e una giornata decisamente estiva hanno caratterizzato l'evento, il quale è stato reso possibile anche grazie alla piena collaborazione con diverse realtà sportive, sia della città che del territorio, che si sono messe a disposizione per far provare diverse discipline a coloro che si sono presentati in Piazza Martiri della Libertà. Calcio, basket e pallavolo, ma anche tiro con l'arco, arti marziali, ginnastica a corpo libero sono stati alcuni degli sport che hanno caratterizzato la manifestazione, che hanno visto tra l'altro la presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, in primis il sindaco Giovanna Cresto. L'obiettivo dell'uscita era quello di promuovere la libertà di movimento e il gioco dei bambini, i quali per mezzo di questa pratica sperimentano relazione e pensiero, sviluppano la loro naturale curiosità, i propri bisogni e il loro grado di autonomia. Nonostante il preavviso sia stato poco, Cornier si è messa a disposizione per la riuscita della giornata, che al momento è andata in scena in maniera del tutto sperimentale, ma che vuole diventare un momento per riportare soprattutto i giovanissimi a trascorrere qualche ora spensierata all'aria aperta, visto poi ciò che abbiamo dovuto vivere nelle ultime due annate per colpa della pandemia che ci ha costretti lungamente isolati in casa.